Le teorie economiche, sociali e politiche, esposte a metà dell'Ottocento da Karl Marx, ebbero attuazione pratica attraverso la rivoluzione d'ottobre, che portò la Russia a disfarsi del secolare potere degli zar e ad instaurare un governo comunista. Guidato da Lenin e Trotsky, il partito bolscevico assunse il potere in nome dei soviet, degli operai, dei contadini e dei soldati. Nasceva così il primo governo comunista. Il cambiamento repentino dell'assetto sociale e politico non poteva non avere ripercussioni in campo pedagogico. La nuova prospettiva comunista propendeva per una società fondata sul lavoro e la cooperazione, tesi al miglioramento delle condizioni di vita collettive e della ricchezza e del potere dello Stato. In quest'ottica, il ruolo e il valore del singolo veniva sacrificato all'interesse della collettività. La nuova struttura, basata sui soviet, cioè assemblee finalizzate alla gestione economica collettiva, richiedeva soprattutto una formazione fondata sulla cultura del lavoro e sulle capacità cooperative. Il massimo esponente dei pedagogisti sovietici fu Anton Semenovich Makarenko, fondatore della prima colonia di lavoro, la colonia Gorky, in cui iniziò la sua esperienza di pedagogista ed educatore sovietico, inculcando il senso del dovere e una disciplina militaresca. Secondo Makarenko, l'uomo è un prodotto sociale. E l'educazione deve ruotare intorno a questo, portando l'individuo ad annullarsi a favore del collettivo, che, partendo dalla famiglia, che ne è la prima forma, giunge al collettivo generale. Pilastri della nuova pedagogia sono la formazione politica e il lavoro produttivo, perché l'uomo può dare risultati positivi nel proprio lavoro solo se educato politicamente e moralmente a partecipare alla vita sociale e politica. Scopo dell'educazione è creare un buon cittadino comunista e un buon lavoratore, senza che questo sviluppi una propria personalità individuale. Questa è una concezione pedagogica di tipo direttivo e contro lo spontaneismo. Solo in un secondo momento, una volta che gli individui hanno assimilato le regole, si può loro spiegarne le ragioni, formando il senso della responsabilità, che non è un presupposto del processo educativo, ma è il risultato di una lotta che non può prescindere dagli effetti di un legame collettivo, dalla comprensione che il loro comportamento individuale è legato da mille fili ed è causa e conseguenza della condotta sociale. La rottura e l'infrazione a regole condivise e accettate può provocare il deragliamento non personale, ma dell'insieme e dunque è l'insieme a richiedere il rispetto di quelle regole. La stessa libertà va intesa come una parte del bene comune, perché l'individuo deve armonizzare i propri interessi ed esigenze con l'interesse generale della collettività, la quale a sua volta è tenuta a considerare le esigenze individuali. La stessa scuola, disegnata da Makarenko, è basata su questi principi: alternanza tra scuola finalizzata all'istruzione e attività lavorative, che avessero come fine la conoscenza degli schemi produttivi.
In Italia il Partito Comunista, pur non essendo mai riuscito ad assumere il potere, ha avuto un ruolo determinante nella lotta al fascismo. Il Partito Comunista Italiano fu attivo legalmente dal 21 gennaio 1921, con il primo congresso, al 5 novembre 1926, quando il regime fascista soppresse praticamente tutte le formazioni democratiche. Segretario generale del partito dal 1924 al 1927 fu Antonio Gramsci, considerato uno dei più importanti pensatori del XX secolo per i suoi scritti, tra i più originali della tradizione filosofica marxista. Deputato del Regno d'Italia dal 1924 al 1926, fu anche il fondatore del quotidiano L'Unità. Il fallito attentato a Mussolini, avvenuto il 31 ottobre 1926, fu il pretesto per eliminare gli ultimi residui di democrazia e portò all'esilio dello stesso Gramsci, che nel 1928 si tradusse in arresto. In carcere scrisse numerose lettere e molti quaderni di pensieri. In totale ne sono stati raccolti 33, ma alcuni sono stati scritti dopo la scarcerazione, in cui sono contenute anche riflessioni pedagogiche. Uno dei suoi contributi principali fu il concetto di egemonia culturale, secondo il quale le classi dominanti impongono i propri valori politici, intellettuali e morali a tutta la società, con l'obiettivo di saldare e gestire il potere intorno ad un senso comune condiviso. Critico verso l'eccessivo intellettualismo della scuola italiana e verso la scuola di élite varata con la riforma Gentile, Gramsci era partitario di una scuola unica che, attraverso un curriculum integrato, fosse contemporaneamente culturale e tecnico-scientifica. Come Makarenko, anche Gramsci si schierò contro lo spontaneismo, a favore di un'educazione basata sulla disciplina e che inculchi le buone pratiche dello sforzo e del rispetto verso gli insegnanti. Lo studio è come un tirocinio, soleva dire, quindi è da intendersi come un vero e proprio mestiere. È faticoso, è un abito, è frutto di sforzo, noia e sofferenza, ed è un processo di adattamento. La dimensione pedagogica del lavoro permette la liberazione da superstizioni e stregonerie e la conoscenza della dialettica storica, cioè degli sforzi e dei sacrifici che il presente è costato al passato. Solo così la conoscenza potrà essere proiezione verso il futuro. Antonio Gramsci stette in carcere fino al 1934, quando, ammalatosi gravemente, fu dapprima trasferito in una clinica e successivamente ottenne la libertà condizionata. Morì a causa di un'emorragia cerebrale il 27 aprile 1937 a soli 46 anni.